Gentili amiche e amici, bentornati al Velodromo di Fiorenzuola. Si è appena conclusa una bellissima, entusiasmante quarta giornata della Sei Giorni delle Rose. Ne abbiamo viste veramente di tutti i colori, il caso di dirlo, dalle gare di classe 1 a quelle della Sei Giorni. Sei Giorni che mantiene al comando gli svizzeri Tristan Marguet e Terry Scheer in maglia della Ferrari, che vestono appunto la maglia bianca ora di leader della classifica firmata Cider Pighi, ma una classifica sempre più corta, incalzata soprattutto da Brian Coquard e Kevin Reza, ma non solo. Grazie per essere con me ad Attilio Viviani. Buonasera, buonasera a tutti. Tra i protagonisti di questa giornata iniziata con le prove dell'Omnium di classe 1 UCI, un Omnium veramente di altissimo livello. Attilio, andiamo a vedere prima le immagini e poi lo commentiamo. Scheer with the winner of Omnium. Scheer, a fantastic podium with three great athletes. Un grande podio contro grandi atleti. Yeah, I'm really happy because I was long not on the track, and it's my first competition since the Olympic Games, so I'm really happy. And yeah, second is the French guy Thomas, world champion, and third Cameron Reyer. He was really, really strong. So I'm really happy with the scratch. First I won alone, and then I did a good tempo race, and the elimination was also really good for me, and then I just had to control and finish it in the point race. But yeah, it was really hard, and that's some very good point for me to qualify for the World Cup, so it was definitely a great race here in Fiorenzuola. È molto contento per tanti motivi, anzitutto perché sta acquisendo punti ed è ormai a buon punto per arrivare alla qualificazione dei prossimi mondiali. Poi ha trovato avversari di grande livello, perché con due grandissimi rivali sullo stesso podio, sta migliorando la sua condizione, e poi è contento perché è riuscito a vincere una gara dove era da molto tempo che non gareggiava, addirittura da Rio 2016, e quindi è molto contento per tutta la sua intera esperienza fiorenzuolana, anche per i risultati colti nelle altre gare. So thank you so much and see you soon. Grazie per la bella gara. Allora, vittoria dello svizzero Terry Scheer, che sta andando veramente forte, Attilio, in questi giorni. Sì, si sta andando veramente forte, tra l'altro mi sembra quasi in classifica anche sulla Sei Giorni, quindi... Sì, è primo. Quindi sta andando forte, sì. Secondo, tra l'altro, ha un podio stellare, perché battere Benjamin Thomas in maglia di campione del mondo e Cameron Meyer, davvero questione di punti, ma Scheer ha avuto sempre in mano questo Omnium, perché sempre ha vinto praticamente 3 prove su 4, quindi benissimo. Sì, io l'ho corso, quindi ero in pista, ho notato che si è avvantaggiato subito sulle prime prove, poi... un po' Meyer controllava Thomas e l'incontrario, e lui è riuscito ne ha approfittato. Quarta piazza per Simone Consogni, 109 punti. Ci dispiace un po' da italiani che non sia salito sul podio, anche perché crediamo che sia uno non solo del un corridore del futuro della nostra pista, ma sicuramente del presente. Sicuramente è il personaggio del presente, viene da un periodo di stop, e ora sta preparando il finale di stagione, quindi è venuto qua con le ambizioni di fare bene, però consapevole che comunque arrivava da un periodo di stop, ecco.
Gare di classe 1 che oggi hanno visto anche il Keirin, allora andiamo a vedere prima la prova femminile. Velocissima, ora Tania Calvo cerca di andare a chiudere in queste fasi di corsa, è riuscita a sorprendere tutte le avversarie, grande prova di forza, Sandy Clare. Vincitrice del Keirin, una gran victoire, complimenti. Grazie. Come è stata la gara? Come ti sei trovata? Impegnativa? Molto bene. I'm happy to have a win this race and yesterday too, and I have good legs, so I'm very happy and I like to come here in Fiorenzuola. My first selection, it was here. 12 years ago, so since a long time, and I'm always happy to be here because people ago, are the first race exactly. Yeah. Ok, ci ha spiegato che 12 anni fa, ci ha ricordato giustamente, è esordito qui a questo livello, è sempre felice di tornare qua, una gara impegnativa ma che l'ha impegnata parecchio, però alla fine una grande vittoria, quindi grande complimenti Claire e a presto. Grazie. Bella vittoria di Sandy Clare davanti a Tania Calvo ed Elena Casas, finale entusiasmante anche per quanto riguarda il Keirin maschile che andiamo a vedere nel servizio. Prende decisamente la prima posizione, Pavel Kelemen, eccoci all'ingresso del rettilineo d'arrivo, Kelemen, attenzione a Ruder, Kelemen su Luca Cicepol, il Keirin di classe 1, il rappresentante della Repubblica Ceca, Pavel Kelemen. Fantastic race, very very strong di all the athletes, tutti molto forti gli atleti, una splendida gara and a big victory, una grande vittoria. Yeah, I'm very happy because yesterday I was in seventh place in sprint and day to day I feel better and better and today the final is very good. Yeah. Ieri si è classificato settimo, però sentiva che la forma andava migliorando, andava crescendo, in effetti oggi è arrivata una grande vittoria, quindi Pavel, for you Fiorenzuola is something special, per te Fiorenzuola, Pavel, sta diventando qualcosa di speciale. Yeah, Fiorenzuola I was 2 years ago and about seventh place, the same, but today I'm first. Always improving. Yeah. Ok, anche 2 anni fa era qua, è arrivato al settimo, ma questa sera ha vinto, quindi migliora continuamente. Thank you Pavel and congratulations. Thank you very much. Bye. E qui seconda posizione per l'italiano Luca Ceci, la vittoria è andata a Pavel Kelemen, davvero molto spettacolare il Keirin che ha chiuso la serie delle gare veloci per questa edizione della 6 giorni. Veniamo alle gare vere e proprie della appunto 6 giorni tradizionale a coppie, la prima è stata il giro lanciato con una sorpresa. Ed ora signore e signori arriviamo alle ultime 2 coppie che hanno lottato in questa prova, che ci hanno regalato grandi emozioni, che ci regaleranno sicuramente anche questa sera grandi emozioni. Abbiamo in pista per la Pavi Nord la coppia formata da Ludek Lichnowsky e da Christos Volikakis, eccoli al passaggio. Lichnowsky sta facendo l'andatura, andrà a lanciare nelle fasi conclusive. Il greco classe 1988,
già campione del mondo del Keirin tra gli juniores, 17 titoli di campione nazionale, un corridore velocissimo che è salito in tante occasioni sul podio ai campionati del mondo nelle discipline veloci, Christos Volikakis, velocista puro, un grande sprinter. Eccoli al passaggio e l'inizio del tratto cronometrato, Ludek, Lichnowsky e Christos Volikakis che si alza sui pedali. 21.402 il tempo da battere, ecco Volikakis, aumenta ancora l'andatura, si alza ancora sui pedali, Christos Volikakis della Pavi Nord, come abbiamo detto 21.402 il tempo da battere, Volikakis all'ingresso del rettilineo d'arrivo con la maglia della Pavi Nord, attenzione al tempo, 21.224, nuovo miglior tempo, 66.830 la media. E l'applauso per Ludek Lichnowsky che ha lanciato verso le fasi conclusive quello che è stato fino a questo momento, signore e signori, l'atleta più veloce che ha gareggiato ad oltre 66 km orari di media, Christos Volikakis. E procediamo ora con la coppia numero 7, i dominatori di questa prova, maglia Lutecno, due ori olimpici per Steven Burke che sta facendo l'andatura e si appresta a lanciare la freccia del velodromo Pavesi, Kian Emadi, eccoci al passaggio, c'è il passaggio e sarà Burke a sprintare in queste ultime fasi, c'è stato un cambio tra gli atleti appunto della coppia in gara con la Alutecno, seguiamo quindi le fasi conclusive di questa prova, Volikakis e Lichnowsky, 21.224, 21.224 il tempo da battere fino a questo momento, vanno a concludere quindi gli atleti della Alutecno, 21.345, questo è il secondo tempo, vincono la prova del giro lanciato, i due portacolori della Pavi Nord, Ludek Lichnowsky e Christos Volikakis. Allora il successo qui è andato a Christos Volikakis, tra l'altro tra Burke ed Emadi, è stato Emadi a lanciare Burke stavolta, insomma Volikakis è un corridore che da velocista si sta reinventando, atleta di endurance, tutto sommato ha già ottenuto risultati. Ha già ottenuto risultati, è arrivato secondo mi sembra dietro a Perizzolo nell'eliminazione all'Europeo e sta diventando un endurance vero e proprio, E lo vediamo, sta facendo bene anche nelle americane. Andiamo a vedere il finale di questa americana che ha chiuso la quarta serata perché è stata davvero tiratissima. È una grande americana, l'applauso quindi per questi atleti che si avviano verso le fasi conclusive. Tanti attacchi ma con grande autorità e con grande determinazione i leader della classifica sono sempre andati a chiudere su ogni attacco. Una grande prova di forza degli svizzeri Tristan Marghet, Thierry Scheer, il gruppo ritorna compatto e si sta avvicinando un nuovo traguardo a punteggio, e a rilanciare l'andatura è Giri Hochman, il due volte campione d'Europa di questa specialità, difende i colori della Caffera Menzoni. Eccoci con Hochman che riesce addirittura a fare il vuoto con Suter che va a chiudere, ma attenzione al recupero all'esterno di Tomà per quanto riguarda questo sprint a punteggio, il recupero di Kneski e Kneski Hochman, quindi il passaggio per Berlin Simon e ancora un punto per Scheer. Risultato del traguardo a punteggio 1, 10, 13, 5. Result of the sprint numbers 1, 10, 13, 5. Prima posizione per la coppia 1, Kneski Tomà Acef. Seconda è la numero 10, Hochman Bla Ramenzoni. Terzo posto per la numero 13, Berlin Simon Suter Arda Natura. Quarta posizione per la numero 5, Marghe Scheer Ferri. Aggiornamento della classifica, 20 Reza Kokar, Top Forex, 21 punti, 9 Volikakis Lichnowsky, Pavi Nord, 13 punti, 6 Scartezzini Lamon La Rocca, 1 Kneski Tomà, Acef, 11 punti, 8 Gladys Riniv della Bussandri, 14 Pasche Perizzolo, Troni Sivent, 5 Marghe Scheer Ferri, 10 punti.
New provisional standing, 20, Reza Kokard, 21 points. 9, Volikakis Liknowski, 13 points. 6, Scartezzini Lamon, 1, Kneski Toma, 11 points. 8, Gladys Riniv, 14, Pasche Perizzolo, 5, Margesh Shir, 10 points. Siamo intanto a 6 giri dal termine, da disputare c'è ancora uno sprint, l'ultimo, quello che assegnerà punteggio doppio. Ecco il passaggio per la testa della corsa, ecco il passaggio per la testa della gara con Fintan e Poz, Poz della Metronote a fare l'andatura, rilancia il ritmo in testa del gruppo Wim Stroetinga della Rosti. C'è stato il cambio tra Fintan e Poz, quindi l'azione di Stroetinga. Attenzione a Kneski che va a rilanciare il ritmo in palio per l'ultimo sprint, ci sono 10 punti e sono un bottino importantissimo ai fini della classifica di questa Madison. Siamo a 5 giri dal termine, il passaggio per Fittan, quindi c'è stato il passaggio per Stroetinga, Kneski, quindi la maglia blu della Rossetti Market di Scotson. Nuovo passaggio, si sta per formare una coppia al comando, ma vediamo sempre i leader della classifica, i due corridori che vestono la maglia Cedar Pighi a controllare la situazione. Intanto è Ryan Fittan, l'atleta irlandese in maglia Metronote Piacenza, che cambia con Mark Poz in queste fasi di corsa. Poz insiste, quindi c'è Ifting, la progressione di Lamon della Rocca, che bella azione quella di Francesco Lamon in maglia salumificio, la Rocca all'inseguimento, il resto del gruppo è guidato da Scotson. Come abbiamo detto ci sono punti importantissimi in palio con l'ultima volata, 10, 6, 4 e 2, Lamon si aggancia, quindi abbiamo tre coppie al comando, nel gruppo nessuno ancora ha preso l'iniziativa, Cameron Mayer sta facendo l'andatura in queste fasi di corsa, intanto è Roy Ifting della Rossi a fare l'andatura, quindi Lamon in difficoltà, la coppia irlandese. Eccoci intanto al passaggio, siamo a due giri dalla conclusione di questa americana che chiude il programma di questa sera, il cambio tra Lamon e Scartezzini, quindi c'è il passaggio per Wim Stroetinga, la Rocca e Rossi al comando, esce dal gruppo Perizzolo, esce Loic Perizzolo della Tronis Event con Morgan Kneski a fare l'andatura in testa del gruppo, Scartezzini addirittura riesce a fare il vuoto, Ifting sta per agganciare l'atleta italiano, la bella progressione di Loic Perizzolo, l'atleta svizzero, il campione d'Europa della prova dell'eliminazione, sta tentando in solitudine di riportarsi sulla testa della corsa rappresentata da Scartezzini, da Ifting, quindi Perizzolo, quindi Fittan, vediamo cosa accade in questo sprint, 10 punti in palio, 10, 6, 4 e 2, intanto è Wim Stroetinga che sta allungando con la maglia nera della Rossi, la progressione ora di Frank Paschke, l'atleta svizzero in maglia della Tronis Event per quanto riguarda l'ultimo sprint di questa bellissima americana, ultimo sprint che è appannaggio di Ifting su Paschke, quindi Lamon è in quarta posizione, Ryan Fittan, ma l'applauso del pubblico è per questi corridori che questa sera ci hanno regalato un'americana corsa a 51 e 530 di media, che spettacolo questa americana che come abbiamo detto è stata una delle più veloci fino ad ora per quanto riguarda appunto questa edizione della sei giorni. Allora Attilio Viviani, abbiamo visto il finale di una grande americana vinta da Brian Kokard e Kevin Reyes in maglia Top Forex con 21 punti, 16 punti per gli svizzeri Paschke e Perizzola della Tronis Events, 15 punti per Scartezzini, Lamon della Rocca che continuano a essere lì. Dicevamo Volikakis con Liknowski, maglia Pavinor, bene anche nell'americana, infatti hanno ottenuto 13 punti, quinta posizione per i campioni del mondo Kneski e Tomà della Acef, 11 punti, è stata tiratissima questa americana. È stata tiratissima, e è tornato in pista Cameron Mayer e si è sentito, sì. Si è sentito sulle gambe.
E non ha fatto zero punti, ma a lui i punti servono poco, perché penso che prima della fine di questa sei giorni proverà sicuramente ad andare a giro. Si deve recuperare il giro, anche perché essendo stato neutralizzato per quel sfortunato incidente, ora è a due giri di svantaggio, quindi davvero andrebbe certo due giri di svantaggio, uno comunque rispetto alla maggior parte delle coppie, perché l'unica coppia a giri pieni, e qui veniamo alla classifica generale, appunto quella della Ferri Margeshir con 46 punti, 36 punti per Kneisky e Tomà della Acef, e poi a un giro di ritardo tanti punti per Kokard e Reza che ne hanno 49, quindi qualora lo guadagnassero virtualmente andrebbero in testa alla classifica. Bene Scartezzini, Lamonde e La Rocca 42 punti, Volikakis, Lichnowsky della Pavinor 40 punti, sempre ovviamente tra le coppie un giro di ritardo, Burke ed Emadi sono sesti, Maglialu Tecno 36 punti. Due serate ancora da correre, io credo che ne vedremo delle belle, Attilio. Ne vedremo delle belle, sì, perché Cameron Mayer non si accontenta facilmente. E poi abbiamo i nostri Michele Scartezzini e Lamont che vedono il podio, e anche loro penso che non si accontenteranno facilmente. E poi abbiamo questi due, Reza e Kokard, che sono due professionisti confermati e proveranno sicuramente anche loro ad andare a giro per provare a vincere questa sei giorni, insomma. Sì, assolutamente, spettacolo in pista, spettacolo sugli spalti, abbiamo visto tanti show in questi giorni. Il clou lo vivremo martedì a ingresso gratuito, come sempre ve lo ricordo, con Povia che canterà a metà serata, e concluderemo con lo spettacolo dei fuochi d'artificio a grande richiesta. Dopo lo show della prima serata si riesibiranno i maestri Bernocco. Ieri è stata eletta invece Miss Sei Giorni delle Rose, allora andiamo a vedere il servizio anche su questo bel momento extraciclistico. Dovrà cedere la fascia a Miss Sei Giorni delle Rose 2017. La vince Anastasia Slobodian. Complimenti Anastasia. Credo sia anche la Miss Sei Giorni più alta, almeno delle ultime edizioni. Sembrerebbe di sì. Ed ecco qui il passaggio di consegne. Complimenti a tutte le ragazze che hanno partecipato al concorso. Chiedo alle ragazze di fare Sei Giorni di Fiorenzuola delle Rose, 20ª edizione, bellissime gare, bellissime ragazze, perché c'è il concorso, abbiamo qui 5 ragazze fasciate, le presentiamo. Tu? Mi chiamo Mara Forastiero e vengo da Parma. Com'è stata questa esperienza? È stata molto bella, è il secondo anno che lo faccio e mi sono sempre trovata molto bene. La tua fascia? È Miss Sei Giorni delle Rose Fashion. Complimenti. Grazie. Proseguiamo nella carrellata. Io sono Paola Tumiati, vengo da Piacenza. È il secondo anno anche per me che faccio questa esperienza ed è molto bella e anche molto impegnativa. Benissimo, grazie, complimenti. Un'altra ragazza fasciata, raccontaci qualcosa di te. Mi chiamo Alessia Meles, ho 19 anni e vengo da Piacenza. Benissimo, com'è stata la tua esperienza? Come vi siete trovate in questo contesto molto particolare? La mia è stata la prima esperienza e comunque è stata abbastanza, diciamo, forte come impatto, però assolutamente la rifarei. Direi che è andato molto bene, sì. Complimenti, grazie. Grazie. Bene, passiamo a un'altra ragazza vincitrice di una fascia, tu sei? Io sono Alicia Valentini, ho 19 anni e vengo da Parma e anche per me è il secondo anno che faccio queste esperienze, sempre molto bella e interessante. Il pubblico vi ha applaudito tanto, è stato bello? Sì, molto bello. Ok, grazie anche a te. Proseguiamo questa splendida carrellata con... Mi chiamo Carlotta Schiavi e vengo da Piacenza. Ha vinto anche lei una fascia, c'era solo una perché c'è stato un pari merito, ma anche lei è fasciata. Sì, con Paola. E questo è il primo anno per me e sono molto contenta di aver partecipato, perché credo che sia un'esperienza da provare e consiglio a tutti. E... quindi iscrivetevi. Sì, esatto. E sono molto contenta e sicuramente se avrò l'opportunità ripeterò questa esperienza. Ed ora siamo con la vincitrice assoluta del concorso, Miss Sei Giorni delle Rose 2017. Raccontaci, dici il tuo nome e cognome e da dove vieni. Allora, mi chiamo Anastasia Slobodian, vengo da Reggio Emilia e ho 18 anni. Questa per me è la prima esperienza, non ho mai provato e l'emozione c'è molta anche. Però è stata una bellissima esperienza, poi conclusa con la fascia più importante, tanti applausi dal pubblico, ora anche due chiacchiere con la TV. Adesso inizia un'annata importante, insomma, con un titolo di grande rilievo. Esatto, l'anno prossimo ci rivedremo ancora. Allora ringraziamo Anastasia, salutiamo tutte le ragazze del concorso di Miss Sei Giorni delle Rose 2017 e arrivederci alla prossima edizione.
Bene, è davvero tutto per questa nostra quarta puntata dei Daily. Grazie ad Attilio Viviani per essere stato con noi. Grazie a voi, sembra un piacere. E in bocca al lupo per appunto le due serate rimanenti. Crepi. Grazie a voi per averci seguito. Continuate tramite i canali social, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e quant'altro. La Sei Giorni, se non potete viverla qui al Velodromo, immaginiamo la stiate seguendo in streaming. È davvero un grande spettacolo. Arrivederci. Arrivederci.